Ciao a tutti ragazzi, siccome questo è il mio primo video cercherò di essere abbastanza veloce e appunto come potete vedere lo voglio fare su Clash of Clans. Comunque se andrà, avrà abbastanza successo, andrà abbastanza bene, ho intenzione anche di fare altri video su altri giochi oppure su tutorial, non lo so, adesso devo vedere. E avevo intenzione di farvi vedere per questo primo video il mio villaggio e il mio clan e fare un po' di pubblicità appunto al clan. Anche se una volta arrivato al livello 60 avevo intenzione di creare un mio clan e spero verrete numerosi. Sì, se avete dei consigli su cosa migliorare del mio villaggio, lasciatelo, fatemelo pure sapere nei commenti. Appunto, come potete vedere, qua ho una caserma di livello 9, un'altra di livello 6, estrattori al 10, questo e questo però sono all'11. Tra poco avrò tutte le torri dell'arciere all'8, cannoni all'8 e sì, depositi comunque messi bene, rebarba al livello 1 perché ce l'ho da poco. Il mio clan si chiama Hunterman e siamo in 9. 9. Siamo abbastanza forti e il più forte del clan è Gianluca, che è un livello 107. Ha un villaggio pazzesco, cioè sì, è davvero formidabile, guardate che roba. Ha i draghi al 2, tutte le truppe al 6, tranne i guaritori che sono al 4 e gli spacca che sono al 5. Ma lui è comunque abbastanza avanti. Tranne nelle bombe che sono tutte a livello 1. Ma vabbè, comunque evidentemente non gli serviranno molto se le lasciate a livello 1, in effetti sono trappole. Io, ecco, le bombe sono più avanti di lui perché ce ne ho due al 2, però una all'1. E poi volevo farvi vedere magari qualche mio attacco. Sì, qua era una sperimentazione, questa volevo attaccare con solo truppe volanti. E questi 20 arcieri me li avevano donati con le donazioni del mio vecchio clan. E qua invece avevo attaccato per far bottino, come si può ben vedere. Per adesso sono in farming e ho il municipio all'8. Prima di portarlo a 9 voglio potenziare tutto al massimo perché conviene decisamente. Ecco, questo diciamo è tutto. Se avete consigli, lasciateli pure su cosa migliorare per primo, appunto come potete vedere. Diciamo che sono indeciso se migliorare prima i giganti, i draghi o i maghi, non so cosa. Comunque voi lasciatemi comunque nei commenti e lasciatemi anche tanti like. Fatemi sapere cosa secondo voi è meglio migliorare per primo. Appena sarò a livello 60, farò un altro video dove farò, diciamo, pubblicità al mio clan e tutti quelli che si vogliono unire saranno i benvenuti. Se avrò tante iscrizioni, stavo pensando anche di fondare un'accademia per i livelli più bassi, diciamo. Direi che per questo video può essere tutto, grazie e alla prossima.